Ehi la ciurma, io sono Mazzotest e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Origins. Ci ritroviamo di nuovo con Chandran Alar e le sue bestie d'allenamento. È proprio vero che comunque figli dementi nascono da genitori dementi, cioè nel senso lei ha distrutto la... tutta una fabbrica e gli altri... No, scappiamo, lei aveva ragione, è la nostra povera figlia. Guarda come fa la vittima, sta pezzente. Bocciassa. Allora, avversario gioco per primo. Sto giro cerchiamo di non farci fregare come dei nabbi come la scorsa... No, va bene. Come lo scorso giro. In cui davvero... due giocate, una peggio dell'altra. Eccola di nuovo la calca di scudati. Tanto per cambiare e... iniziare in modo migliore la partita. Allora, cosa viene? Disegno di Chandra, cosa che era già? 4 danni a una creatura bersaglio e 2 danni al controllore. Poi il casino del... di quel suo artefatto che... muore il tizio ma l'artefatto rimane. Una cosa che non mi sono ancora riuscito a spiegare bene. Nel senso che finora, eccolo di nuovo, ma... oh, ma è possibile che stia già facendo la stessa identica partita dello scorso giro? Lo segnerà quello, così hanno a raggiungere, e sono strapotenti perché hanno un più 2. Quindi non li tiro giù neanche piangendo. Ma è anche se li tirassi giù... la tela di ragno rimane, quindi... GG. C'era una carta che avevo che mi permetteva di distruggere un permanente e di farmi la permanente, no? Sì! Evviva! Pure il bastone! Niente, mi sa che iniziamo davvero malissimo, cioè peggio di così non potrebbe andarci. No, invece sì, cioè non abbiamo più mana. Bella storia, bella storia. E il giovane piromante, se lanciassimo gli incantesimi saremmo con un pacco di creature. Però chi se ne, nel senso che non abbiamo mana. Che incantesimi giochiamo? Sì, e beh, mancava la creatura con tocco letale. Ah, a cui passa pure il... la tela, sto pezzente. La calca di scudati... mi conviene seccargliela. Questo ci muore, però... perché se dopo aumenta il numero di terre che ha, diventa una roba... infermabile, e quindi è meglio... prevenire che curare. Infatti, niente mana. Niente mana. Questo posso usarlo come gigante di cristallo. Non lo so, però se usare questi. Siamo quello. Perché posso attivare la sua abilità e dargli un più 1 più 0. Mi dice di non attaccare con niente, no? E infatti. Si continua, non attacco un Kaiser. Allora, lui continua a guadagnare vita, noi non possiamo fermarlo perché altrimenti qua ci muore tutto il mondo. Saltiamo il blocco, speriamo di ricevere un po' di mana perché possiamo anche avere le creature più potenti del mondo, ma senza montagne non facciamo il Kaiser. Un'altra vita. Adesso ci tira fuori un Vorm devastatore e buonanotte a secchio. Perché la passa all'altra? Ah, perché l'altra può difendere, mentre quello là no. Infatti non abbiamo un case di nulla. Questo, esatto, questo, distruggere l'artefatto nemico. Che è quello. Ottimo, adesso possiamo tornare un attimo in... col controllo della partita. Mi dice di usare questo. Ok. Lo blocca, probabilmente.
No? No. Vabbè, GG. Avrei bisogno davvero di un altro vandalo qua, perché quello a fare la finta, intanto che non glielo tolgo... Montagna. Allora, adesso cosa potremmo giocare? Abbiamo degli elementali che sarebbero molto tosti, ma tanto quelli con... basta che mi infliggano un danno e muore. Fiammate devastante X è una creatura bersaglio. Se ci sono due più carte istantanee, X. 4 è una creatura e 2 è il controllore. Io andrei più che altro di questo. Posso anche giocare... No, vabbè, ma non ha alcun senso. Come... Amici, attacca con tutti e due. Perché dovrei attaccare con questo? Scusa un attimo. È tosto questo. Perché dovrei sacrificarmelo? Me lo fermerà di sicuro. Vabbè, fidiamoci. Lo scorso giro abbiamo fatto di testa nostra, abbiamo perso, adesso fidiamoci. Lui dice fidati, sacrificali tutti e due. Ah, non li ferma. LOL. Effettivamente può permetterselo perché lui ha un sacco di vita di vantaggio. E preferisce non perdere le sue due creature. Felice di Chandra è un'ottima cosa per cavolare. E quindi lui non ha... Mi dice di potenziare quello. Ma perché dovrei potenziare quello? Mi basta che usi uno di quello e mi muore. No, io giocherei la Felice di Chandra, perché con questa posso attaccare fin tanto che non gioco un'altra tela di rango, sempre se non un'altra, cosa che credo in realtà che abbia. Posso... Ma questo sembra buffo, tanto per... Tanto non ho altre cose con cui attaccare. Vabbè, andiamo con questi. O sacrifico le sue due creature come premio, oppure prende quattro pizze in faccia. Va bene, sacrifica una. Vabbè, ci sta. Vabbè, io faccio due danni e lui perde quella. Non ho un resuscita niente, altrimenti questo qua resuscitarlo e rigiocarlo sarebbe la cosa più epica della vita. Ma ecco, lui gioca un'altra. Eccolo. Eccolo. È mo che serve lo sdegno di Chandra. Ne ho 4 di mana. Sì, giusto giusto. Mana? No. Se vado con lo sdegno di Chandra distruggo quello per forza, perché altrimenti la partita è persa. Ed è ottimo perché otteniamo anche i due elementali di fuoco. Adesso lui mi dice di attaccare con... Sì, la Fenice per forza e anche con l'altro. E ci sta, nel senso che... Anche se avrei preferito attaccare con... Vabbè, fidiamoci. Ecco, non me lo ferma. Ottimo. Se per caso lui dovesse attaccare con quello, poi dopo ci basta un elementale di fuoco per fermarlo. L'unico problema è questo bastone del Magnus selvaggio, come cavolo si chiama. No, questo inizia anche a essere un problema interessante. Adesso dovremmo giocare l'elementale demone di fuoco per sacrificarlo contro quel tizio là. Allora, montagna, ottimo. Lui mi dice fuori di Chandra, 4 generi nel giocatore e 1 a ogni creatura controllata. Sì. Ma... Cioè lui ci perde il tizio e quello rimane a 2. E vabbè, fidiamoci. Fidiamoci, il computer sta giocando contro se stesso, quindi... Due o più carte istantanee, quindi ha buffato questa. Oh, ottimo. Ah, adesso mi dice attacca con tutto. E lui qualcosa me lo ferma. Mi fermerà probabilmente quelli. No, non me li fermerà per non morirci. Mi fermerà piuttosto un 1-1. Infatti.
Il più forte degli 1-1 mi ha fermato. Perdo una creatura ma gli faccio un pacco di danni ed è un'ottima cosa. Non è niente male. Salvo se adesso gioca a qualche parte. Non mi piace. Nel senso che puoi esiliarmi un sacco di carte dal cimitero e guadagnare punti vita e buffarsi la melma mangiacarogna. Elementare del fuoco 5-4, questa è un'ottima cosa che probabilmente potrebbe permetterci di concludere. Ah, mi dice di non attaccare? LOL, neanche con la fenice? Perché neanche con la fenice? Io con la fenice due danni glieli farei, scusa un attimo. A parte che scusa, se io attaccassi con tutto non mi può bloccare 1 e 1, 2, che sono i peggiori. 2, 4, 6, gli rimarrebbero 2 punti vita. Vabbè, andiamo con questi. Giro dopo abbiamo anche il gigante là, quindi... Non ha raggiungere, no. Ah, però sta guadagnando punti vita, quello sì. Continua a buffarsela con non so che cosa. Un 7-7 è già diventato. Un 8-8. Santi nomi. E non abbiamo niente per fermarlo, tra l'altro. Perché questo abbiamo pochissimo mana, pochissimo, cioè praticamente niente. Cioè, in tutto questo... Cosa ci sono volute 5 montagne? 6? E comunque 4 non gli fa un Kaiser, non gli cambia niente. Io andrei a giocare un elementare di fuoco. Mo, se adesso devo attaccare con tutto, lui mi seccherebbe questo e mi seccherebbe l'elementare di fuoco. E gli infliggerai 2, 4, 6, 8, 10 che non bastano. Vado ad attaccare con la fenice. Ecco. Belva, un 9-9. Ora non ho più niente da esiliare, se non altro. Non attacco. Per fortuna che ho tante creature, quindi lui non attacca perché quella è in inferiorità, ma altrimenti... Se usassi questo, quanto gli infliggerei? 5 danni. Però questo è un istantaneo, se per caso lui mi bloccasse con quello potrei forse seccarglielo, se lui mi bloccasse questo. No vabbè, senti, andiamo con questo. Ma cosa mi esilia? C'avevo ancora delle carte? Ma è un istantaneo, può esiliare anche l'istantaneo? Non è andare a carte creature. Che case qua sta esiliando a caso? Ah no, esilia. Ok, se era creatura metti più uno più uno. Ma non era creatura, però puoi esiliare lo stesso. Non ha un granché senso perché non ne
nessuno di noi ha delle carte che possono ripescare dal mazzo. Però, allora io continuo ad attaccare con la Fenice. Per il semplice fatto che almeno così gli faccio due danni. Lui continua a guadagnarne per colpa di questo artefatto del Kaiser, però... Attacca o no? No, non attacca. Beh, è naturale che non attacca perché ho troppe carte perché lui possa far qualcosa. Fermata devastante quanto gli infliggerebbe? 3-3-6, no. Io attacco con la Fenice, di nuovo. Aia. Cribbio. Mal giocato. Me la ara adesso. Neanche usando quello potrei fare niente. E adesso la esilia e guadagna ancora un punto. Cribbio. Brutta storia, brutta storia. Sette. Non serve a niente fargli 7 danni. Neanche lui morirebbe con 7 danni. Gran problema. Se attaccassi con questo, però lui me lo bloccherebbe con quello. Io gli farei 7 danni. Ci perderei l'elementare del fuoco, eh. Però lui mi dice attacca con questi. C7, 3, 10, sì? Sì. Ci sta. Adesso quando lui blocca, vediamo come blocca. Ok, su di lui. Tre, ottimo. Perdo tre creature, ma per fortuna gli tolgo quel mangiacarogne del Kaiser. Cribbio. Mi secca... Ah, mi secca quello? Credevo... Ah, non può seccarmi quello. Ottimo. Io andrei con tutto. Ah, però quello è brutto. Mi dice attacca solo con questo. Nel senso che lui probabilmente difenderà con quello. O con quello. No, forse con il tasso. Perdiamo 1-1. Però se lui ne perde una è in svantaggio. Perde il tasso e mi piace. Ah, qui gli rimane il segnalino. Sì, gli è rimasto. Non doveva essere fino alla fine del turno quello a fare il Primal Hunt Beast. Sì che doveva essere fino alla fine del turno, ma invece niente. Sì, posso distruggergli questo artefatto. Sì, distruggiglielo. Sì, per favore. Alleluia. Mi dice attacca con questi? Perché non con tutto allora a questo punto? Ok, mi ci muore il tizio, ma lui perde il suo... Primal Hunt Beast. No, scusate, quello di prima era Hunting the Weak.
l'altra carta che ho sbagliato a dire perché l'ho chiamato Primal Hunt Beast, ma... Ah, un altro tasso gigante. Se no adesso non guadagna più vita, quindi teoricamente dovremmo poterlo sconfiggere. Impulso infuocato. Due danni a una creatura bersaglio. Se hai due più carte istantanee ne fa tre danni. Allora lo faccio subito. Così niente più tasso. E con quello che ho... No, forse non riesco. Però 2, 4, 6... No, 2. 4, 6, 8, 10. Inizio attacca con... E perché non con tutto? No, scusa, io attacco con tutto. Sì. Dice, se per caso lui gioca qualcos'altro... Ma non mi frega un caso se gioca qualcos'altro. No, non ha carte. Perché non dovrei attaccare con tutto se lui non ha carte? Sì, ok, potrebbe pescare una carta che gli dà un... che ha haste, quindi può giocarla e attaccare subito, ma... Ho 17 punti vita. Dubito che abbia una carta 17 di attacco. Che ha anche haste. Per carità, non si può mai sapere, ma... Alleluia, la concludiamo qua, allora. La concludiamo qua. Ma solo per il vandalomaniaco, perché se non avessimo distrutto quegli artefatti là, saremmo ancora... Avremmo perso da 20 minuti almeno. Visto che siamo a 20-21 minuti. Uff. Ste bestie sono andate. E 30 goldoni per noi. Ottimo, vediamo cosa ci dice. Dopotutto la vita da fuggitivi non è così male. Tu hai potuto affinare la tua piromanzia affrontando bestie feroci. La tua famiglia ha trovato un villaggio accogliente in cui stabilirsi. Finché le forze di Baral non ti scovano, forse anche una piromante ricercata può assaporare un po' di libertà. Ecco. Ecco là, continua a saltarmi fuori sta vesta affare. Cioè che mi dice, guarda che per giocare alla modalità di storia devi giocare almeno a una battaglia a giocatore singolo o a due giocatori. Ma non me ne frega un Kaiser, è fatto malissimo il giocatore singolo o due giocatori. Fa proprio schifo, cioè lasciatemelo dire, fa proprio schifo. Proprio schifo. E io non voglio farlo. Mi costringeranno probabilmente, ma io non voglio fare sta storia del Kaiser. Vabbè, detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace se l'episodio vi fosse piaciuto, a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Sono Mazza Tessi io e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.